È partita la festa forse più attesa degli ultimi 30 anni, possiamo dirlo. Sì, finalmente è ripartita la festa. Pagani ritrova questo momento di vero giubilo per la nostra città, che mancava ai noi dal 2019, ma come mancavano tutte le feste popolari nel mondo, possiamo dire, per questa maledetta pandemia. Finalmente Pagani è in piena festa. Questi giorni sono molto importanti e molto sentiti per tutti noi paganesi, quindi è una festa che ormai è una caratura, possiamo dire, internazionale. Pagani sta dando il meglio di sé, ma su questo non avevamo dubbi. L'amministrazione del sindaco De Prisco ha messo su un servizio molto molto importante ed imponente per quanto concerne la sicurezza di tutti noi che viviamo e di tutti i cittadini e gli ospiti che stanno venendo in grande numero nella nostra città. Quindi nei prossimi giorni, ovvero domenica, abbiamo il momento clou, quello della messa in piazza Municipio. Prima c'era la processione, speriamo che sia soltanto una parentesi di quest'anno, non vivere la processione, e dagli anni futuri iniziare di nuovo come prima in tutto e per tutto. I Toselli in festa, la città che vuole questo momento e desidera vivere questo momento misto tra fede e folklore, che è la cosa che più contraddistingue questi giorni post pasquali. La Madonna delle Galline è la Madonna che tutti noi paganesi amiamo in modo sviscerato, e cerchiamo di viverci la festa nel migliore dei modi. Quindi invito tutta la provincia di Salerno, tutta la regione Campania ed oltre a far visita alla città di Pagani e vivere questi momenti di felicità e di fede insieme a noi. È una festa di popolo, la prima dopo il Covid, e arriva in un momento particolare, quello della guerra, del conflitto in Ucraina. Sì, è la prima post-Covid, come dicevo prima, ed è la prima anche in un periodo ai noi di guerra in Ucraina. Siamo vicini a queste popolazioni, Pagani sta rispondendo alla grande per quanto concerne l'accoglienza di questi rifugiati di guerra che stanno vivendo una situazione molto 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 brutta nelle loro terre. A noi sembra molto lontana, ma possiamo ben capire che è molto più vicina di quanto noi possiamo immaginare. Quindi dobbiamo essere ancora più accoglienti e sperare in una fine molto molto rapida e benevola di questo conflitto, che porta soltanto tanto tanto male alle popolazioni, bambini, donne, uomini che si allontanano dalle proprie famiglie. Io dico la vita è troppo breve per rovinarcela, tra virgolette, facendo le guerre. Vogliamoci più bene e cerchiamo di creare le condizioni affinché il mondo sia sempre migliore.